Eccoci, buonasera a tutte e a tutti, ciao, benvenute e benvenuti alla presentazione del numero di, eh, sulla testa dedicato al tema dell'autonomia differenziata, il numero 15 della nostra rivista, eccolo, uscito eh, come forse alcuni di voi sapranno eh, alcuni mesi fa. Dovevamo ancora organizzarne la consueta presentazione online. E abbiamo deciso di recuperare oggi, di recuperarla oggi, la presentazione, anche perché proprio oggi, come forse eh, saprete, è arrivato al Senato il disegno di legge Calderoli, appunto sull'autonomia differenziata, eh, e al contempo contestualmente si sono tenuti oggi numerosi presidi e mobilitazioni in tutta Italia per manifestare una netta e radicale opposizione a tale disegno di legge. Opposizione necessaria. Siamo di fronte infatti al tentativo concreto e brutale attraverso l'autonomia differenziata di abbattere definitivamente la Costituzione e di ridisegnare in senso neoliberista i confini della cittadinanza, il campo dei diritti e delle tutele e potremmo dire forse in termini ancora più estesi. Il senso e le forme di appartenenza di ognuno e di ognuna al paese. Attraverso l'autonomia differenziata, le regioni verrebbero trasformate in piccoli staterelli di fatto e ognuno e ognuna di noi avrebbe diritti diversi, differenziati appunto in base al luogo di residenza. Eh, sappiamo ovviamente, ecco, che le disuguaglianze sociali e gli squilibri territoriali caratterizzano già storicamente il nostro paese e che in questi decenni le differenze sociali e territoriali non sono certo diminuite ma sono aumentate, ma in questo modo diventerebbero la normalità cristallizzata, ossificata, sostanziale e formale, il come le cose devono andare. Articoli della Costituzione come l'articolo 3 laddove si dice che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, oppure l'articolo 4, laddove si dice che la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto, non sarebbero solo largamente inapplicati, come è, ma diventerebbero a tutti gli effetti inapplicabili. Eh, sarebbero con decisamente meno vincoli rispetto oggi il profitto, la concorrenza tra territori e il mercato a guidare quello che si configura come un progetto eversivo separatista con il quale si intende massacrare ulteriormente le regioni del Sud e tutelare e privilegiare gli interessi del capitale e padronali che in particolare risiedono al Nord. Nulla di inedito per eh, diversi aspetti. Pensiamo, per fare un esempio, a come è cambiato il sistema sanitario nazionale con la riforma del titolo V della Costituzione, avvenuta più di vent'anni fa. La regionalizzazione della sanità ha non solo aggravato pesantemente le differenze territoriali e sociali presenti in merito al diritto alla salute ma ha concorso a un abbassamento complessivo e generalizzato della presenza e della qualità della sanità pubblica su tutto il paese. È stato un veicolo poderoso per i processi di privatizzazione della sanità stessa. Ecco, se poi a tutto questo aggiungiamo l'obiettivo del governo Meloni, della maggioranza di destra del presidenzialismo, possiamo vedere come sia in corso un tentativo di ridefinire strutturalmente il tessuto democratico dei diritti e delle tutele sociali e collettive. Ecco, per tutte queste ragioni, per quelle che sono contenute nel eh, nostro numero sull'autonomia differenziata e per quelle che poi sentirete con i nostri ospiti che eh, questa sera ascolteremo e che sono tra gli autori, le autrici del numero ci opponiamo all'autonomia differenziata appunto per tutte queste ragioni abbiamo deciso di dedicare un tema un numero intero a questo importante aspetto e per tutte queste ragioni anche come rivista partecipiamo e parteciperemo al movimento che si batte e si batterà contro il disegno di legge calderoli ecco queste erano tre parole eh, come introduzione, come presentazione eh, rispetto poi al numero e alla discussione che si terrà eh, questa sera, ovviamente come rivista, come sulla testa, siamo sì una rivista, diciamo, culturale, politico-culturale, ma stiamo dentro ai processi e ai percorsi politici eh, e, e sociali come in questo caso dicevo l'opposizione all'autonomia differenziata. Bene Detto tutto questo, partiamo con eh, i nostri ospiti, con gli interventi che abbiamo programmato. Eh, ospiti che, come dicevo, sono anche mh, alcuni fra gli autori e autrici del numero 15 di eh, Sulla Testa. Eh, diamo la parola, cominciamo con eh, Gaetano Azzariti, che è docente universitario di diritto costituzionale, tra le altre cose presidente dell'associazione Salviamo la Costituzione. La parola ad Azzariti, grazie. Grazie, grazie a voi. Dunque io in pochi minuti non avrò il tempo per fare quello che bisognerebbe fare, cioè studiarsi il testo, il testo Calderoli, che come veniva detto oggi com comincia una apparizione più, com più, che più che essere discusso in Parlamento, nel giro di pochissimi giorni. La palla passerà all'altro lato del Parlamento e il Parlamento avrà poco da dire, ahimè. Allora, non avendo il tempo per fare quello che dovremmo fare, eh, l'analisi delle di singole, singole disposizioni, io vorrei cercare di limitarmi a far capire qual è la posta in gioco, anche perché ho l'impressione, e tra un attimo dirò meglio, eh, che questa posta in gioco venga nascosta. nascosta. Ehm, la posta in gioco. Veniva in qualche modo anche indicato in precedenza, è niente meno che il sistema costituzionale attuale. Come che la si pensi? Eh, se voi pensate a quello che è stato detto, a quello che è eh, il trasferimento dei diritti fondamentali dallo Stato centrale alle regioni, ad alcune regioni, al Veneto ad esempio, e non alla Calabria. Ehm, che rimane nell'assetto attuale, beh, in qualche modo inevitabilmente comporta una, una ridefinizione dello stato sociale, eh, lavoro, scuola, sanità. È evidente che, come che la si pensi, i leghisti penseranno che, evidentemente, è molto meglio se ehm, se ne occupano i veneti per i veneti. Eh, qualcuno, che vi parla per esempio, pensa esattamente il contrario. E però, certamente, nessuno potrà negare che si tratta della ridefinizione dello stato sociale del modo di tutelare i diritti voglio aggiungere, non ne parliamo oggi ovviamente che se a questo affiancate il disegno complessivo dell'attuale governo appunto, la riforma della forma di governo il primerato, beh evidentemente è chiaro che se dovessero andare in porto queste due riforme, la terza che è al terzo posto ma emergerà tra poco, cioè la separazione delle carriere tra, eh, tra giudici all'interno del corpo della magistratura, beh insomma in qualche modo vale a configurare che veramente un'altra Repubblica. Eh, si potrebbe pensare che vista l'alta posta in gioco l'Italia non faccia altro che discutere di questo tutti i giorni e invece ehm, la distensione è tanta e, e grave. Come mai è potuto avvenire questo? Io ho questa te, tesi, che vi, tesi, questa impressione che vi propongo. Eh, credo che tutto ciò sia potuto avvenire sì un po' per la inconsapevolezza. Del, dell'opinione pubblica, della distrazione dell'opinione pubblica, ma anche perché sono stati bravi i nostri attuali governanti che hanno fatto passare questa grande riforma politico-costituzionale per una riforma puramente tecnica, tecnica, la tecnica contro la politica. Se questo fosse vero, e tra un attimo vi farò vedere quanto è vero che. L'operazione eh, appare viene mostrata come un'operazione puramente tecnica, beh, la risposta di chi si oppone dovrebbe essere essenzialmente politico costituzionale, cioè in qualche modo contrapporre a questa neutralizzazione della politica un'idea eh, più, più propriamente fatemi dire per me di modello costituzionale. Vediamo se è vero quello che sto dicendo, perché è un grande è nascosto dal punto di vista tecnica questa operazione politica? Beh, voi dovete sapere, se non lo sapete già, che eh, le intese passano, appunto, tutta la discussione passa dal punto di vista procedurale. Noi abbiamo due leggi, una, una legge è già approvata, il decreto Calderoli che è in discussione, il disegno di legge Calderoli che è in discussione in Parlamento, eh, la quale stabiliscono la procedura. La procedura? Di che stiamo parlando noi? Di come mm. si definiscono i livelli essenziali le prestazioni livelli essenziali delle prestazioni c'è stata una grande discussione in Parlamento su questo punto e la grande eh, vittoria è stata chi, se si dovessero definire o meno prima della devoluzione io vorrei leggervi quello che dice la nostra Costituzione a proposito dei LEP i LEP dicono una cosa ovvia e banale che però anche ehm, esplicativa in qualche modo, ehm, la determinazione dei livelli essenziali, eh, essenziali delle prestazioni concernenti i diritti eh, civili e sociali devono essere determinati dallo Stato per essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Ora, cosa fa la tecnica? Individua i LEP, individua quali sono i LEP. Faccio un esempio a caso, individua. Che so, quali devono essere le ore di il trasporto per, gli, per le persone disabili alle scuole per garantire il diritto all'istruzione, giusto? Appunto, chiedo e chiedo scusa della banalità, ma è appunto la definizione di, di questa misura sociale. Vuol dire la sussistenza della misura sociale stessa? Cioè la garanzia del diritto? devono essere individuati, dice la nostra Costituzione, per essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Ora, vedete, sapete cosa dice la, sia la legge di bilancio dell'altro anno che è stata approvata, sia il disegno di legge Calderoli, che tutto ciò viene fatto in varianza finanziaria. Bene, questo dimostra in qualche modo che del diritto non importa niente a nessuno, e in qualche modo questo trasferimento ehm, verrà effettuato sulla base di nessuna garanzia. Chi? Per chi per, 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 per quelle regioni che in qualche modo non sono in grado di garantire appunto i livelli essenziali? I livelli essenziali sono i, i livelli minimi essenziali. Eh, la nostra Costituzione stabilisce in realtà non all'articolo eh, 117, lettera M, secondo comma, eccetera, l'EP, ma nei suoi principi fondamentali, l'articolo 2 dice: dovremmo sapere la memoria, che la Repubblica riconosce e garantisce tutti i diritti inviolabili dell'uomo. Eh, cioè a dire, noi siamo passati da una Costituzione che con fatica, con fatica, anzi, a volte con grossi fallimenti, eh, stabilisce il principio costituzionale di garanzia di tutti i diritti fondamentali ad una Repubblica che bah, si accontenta in qualche modo di indicare quali sono i diritti fondamentali e poi, e poi chi ha i soldi lo farà e chi non ha i soldi, peggio per lui. Um, vorrei dire... Un'altra cosa, sempre sulla tecnica, eh, chi ha, de ha, ha definito i, i livelli essenziali delle prestazioni? Qualcuno che viene da Marte e che si ricorda della democrazia potrebbe dire che la rinfezione dello Stato sociale è il primo dei compiti che spetta al Parlamento, la rappresentanza politica. Attenzione, siamo realisti e cinici. Oggi la maggioranza parlamentare qualcuno potrebbe dire purtroppo è della destra, quindi nessuno sta sostenendo che in qualche modo si stravolgerebbero gli equilibri politici eh, attualmente vigenti e quindi in qualche modo non certamente favorevoli alle forze del progresso, ma in qualche modo vuole, sempl vorrebbe semplicemente il rispetto di quello che è l'ordinamento costituzionale dato. Invece il livello essenziale delle prestazioni la, de la individuazione, non le garanzie ovviamente, è stato, sta per essere effettuato da una autorevole, autorevolissima commissione. Io faccio il costituzionalista, potrei essere contento, perché, però dico che non sono i costituzionalisti, non sono io a voler definire, non ho l'ambizione di voler io ridefinire lo status sociale. Ehm, neutralizzazione della politica, in qualche modo l'assenza del Parlamento nella sua responsabilità più grossa. Potrei andare avanti, ma siccome voglio dirvi un'altra cosa, almeno mi interrompo per dirvi: vi do una chiave di lettura, diciamo così, che il Parlamento non, non, non riesce più a dire nulla. Il Parlamento, di, da cui maggioranza è di centrodestra, quindi vuol dire che c'è una diffidenza democratica anche nei confronti della propria maggioranza. Il Parlamento non potrà dire nulla né in sede di determinazione dei LEP, quelli che sono ritenuti i presupposti per la devoluzione meno per la devoluzione stessa. Perché nel disegno di legge Calderoli c'è la procedura delle famose dell'approvazione a maggioranza assoluta delle intese, che sono state effettuate, già effettuate per tre regioni, potranno essere effettuate da altre regioni, in base al quale il Parlamento non potrà dire nulla sostanzialmente se non sì o no, con maggioranza assoluta in sede di, di approvazione. Voi pensate che il Parlamento è trattato, a proposito di tecnica, alla stregua di un altro organo che dovrebbe essere cambiato che è la Commissione eh, dei rapporti tra State e Regioni, che è una commissione tecnica, in realtà fa molta politica, ma diciamo che è una commissione tecnica, cioè esprime pareri e eh, indirizzi politici. Eh, sì, che se qualcuno che ci sta ascoltando ha fatto un esame uno di diritto pubblico costituzionale, in, un, in, in una qualunque facoltà di giurisprudenza o di scienze politiche o di economia, perché no, sa che eh, gli indirizzi politici non vincono il governo. Anzi, il disegno di legge Calderoli in una delle riforme degli emendamenti che sono stati approvati in, in queste settimane, devo dire quasi con onestà, devo dire, ma con sfacciataggine, esprime esattamente questo: che le indirizzi del Parlamento non sono obbligatori. Si dice che il governo dovrà soltanto spiegare bontà sua perché se ne discosta. Quindi il Parlamento è esautorato. Ma sapete chi si è accorto di tutto questo? E qui, e qui lo dico eh, a una rivista che ha un certo orientamento sulla testa, quindi prendetela come sana provocazione. Beh, l'hanno capito Rifondazione Comunista, i partiti di sinistra? No, l'hanno capito gli organi, gli organi tecnici, la Banca d'Italia, il servizio del Senato del Bilancio, la Commissione Europea, la Confindustria, quelli che una volta qualcuno avrebbe detto i padroni. Sì, eh, pensate che. È, mh, Potrei eh, citarvi anche qui cito, fior da fiore. Pensate che è la Commissione europea, la terribile Commissione europea, che ha notato come si mette a repentaglio con questo sistema la capacità di indirizzare la spesa pubblica. È terrorizzata l'Europa del fatto che l'Italia perda la capacità di indirizzare la spesa pubblica. Sapete chi si è, eh, chi si è preoccupato dell'autonomia differenziata così spinta? quelli che un tempo si chiamavano i padroni, cioè la Confindustria. La Confindustria, guardate, dal suo punto di vista, forse per, per voi sarà difficile mettervi nella testa della Confindustria, ma per una volta provateci. Ed ovviamente, in ragione della sua ragione statutaria, cosa tutelano? Le imprese? Bene, e allora stabilisce che forse c'è un rischio di impresa perché esse operano tra regioni e avere regimi diversi tra regioni e regioni, fa sì che la regione, eh, non voglio dire Lombarda... Ma prendiamo una regione del centro, più o meno neutra, le marche, eh, se poi operano in Umbria, beh, avranno dei problemi e la Confindustria è molto preoccupata di questo. Io ho qui una sfilsa di opinioni di soggetti tecnici che in qualche modo denunciano i difetti politici, c'è un'inversione dell'onere dell delle, delle cose, della, della logica. Concludo su un punto, ma perché visto che faccio il costituzionalista ma perché questa ostilità nei nella, nel merito, nei confronti di un ehm, del disegno di legge Calderoli perché chi, per esempio non so voi eh, chi mi ascolta, ma per esempio chi vi parla è un convinto ehm, è un convinto al re, del regionalismo, di un regionalismo solidale perché la nostra Costituzione questo stabilisce, non fosse altro per amore della Costituzione, il famoso Articolo 5, ehm, principio mm. fondamentale che tutto fonda, in fondo riconosce e promuove le autonomie locali, atto e via di seguito. Se avessi tempo vi invito a farlo, vi leggerei le quantità di, di, eh, di eh, disposizioni costituzionali che dicono che sì, in effetti è meglio che le cose, è meglio, lo dico con una battuta e mi scuserete, è meglio se eh, il eh, si tutela meglio la salute. se L'ospedale di Canicatti viene, viene in qualche modo organizzato a Canicatti e chi può negarlo? O della Val d'Aosta viene organizzato in Val d'Aosta anziché a Roma, o nelle isole dove ci sono evidentemente dei problemi rilevanti. In alcune isole piccole non ci sono gli ospedali, beh, si garantisce la salute in modo diverso rispetto a quello che non avviene, che so, a Milano, a Roma o, o in altre grandi città. E questo, questo mi porta a dire che certamente il regionalismo è un valore costituzionale. Ma sapete cos'è? Anche qui scusate se vado un poco in termini assertivi. La nostra Costituzione, pensate all'articolo 5, unità indivisibile della Repubblica, che abbiamo più volte richiamato. Pensate all'articolo 2, che vi ho citato poc'anzi, anzi, riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo in tutto il territorio nazionale. Pensate all'articolo 3, principio di eguaglianza e all'obbligo, l'obbligo, obbligo per la Repubblica di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale su tutto il territorio nazionale. Bene, questo è un, un tipo di, di regionalismo di carattere solidale. Guardate che ce l'hanno anche in Germania. A voi, io eh, insisto su, sulle questioni di principio. Ci potrà piacere o meno l'unificazione della Germania dopo il crollo del muro di Berlino, ma l'unificazione, e non parlo come dire, delle vicende politiche che l'hanno caratterizzata, ma parlo del regionalismo. Beh, è stato tutto a carico dei, dei paesi lì. Dei, dei leaders ricchi in, in quel caso qui invece c'è e quindi un solidarismo un regionalismo solidale che non si fa carico ehm, vi dico soltanto leggetevi l'articolo 119 della vostra Costituzione quello che riguarda come si finanziano e da, tra fondo per equativo e, e il dovere della Repubblica di in qualche modo garantire la possibilità per le regioni povere di porsi allo stesso livello delle regioni ricche, beh in qualche modo è un altro tipo di regionalismo. Il regionalismo che viene attuato invece qual è? Ehm, della devoluzione. Il regionalismo appropriativo. Appropriativo vuol dire appropriarsi dei poteri, non dei diritti. Cosa vuole il Veneto? Dico il Veneto perché come sapete è la regione che ha chiesto più di tutto, tutto, tutto il possibile. Ha chiesto persino, che a me viene da sorridere perché... Però lo voglio dire, non solo lavoro, istruzione, salute, ha chiesto pure la ridistribuzione nazionale, nazionale si fa per dire, del gas. Cioè, fatemi capire la ragione per la quale il Veneto, anziché il Lazio, anziché qualunque regione voi volete, dovrebbe in qualche modo attestarsi il potere di eh, portare il gas alle pompe di benzina. È un problema di poteri e non certamente di diritti se non di riflesso. Eh, questo vuol dire... Qualcuno dice che c'entra, è uno scambio politico, e questo certamente è vero, tra ehm, presidenzialismo e regionalismo. Non entro in questa questione, però voglio dirvi che c'è una logica che unisce le forze de, di destra di questo Paese, che è la, la logica della verticalizzazione alle mani di un capo. Il capo, il Presidente del Consiglio, nel caso dello Stato... De, de, della Repubblica, la riforma costituzionale, il capo della regione nelle singole regioni. Io vorrei dire, e spero magari c'è qualcuno che ascolta, ai sindaci, agli amministratori locali, state molto attenti, perché in qualche modo voi oggi avete molti problemi con la, per la gestione nazionale di, della struttura o del settore che, di cui vi occupate. Ma domani dovrete, avrete, a, avrete a che fare con 22%. Governatori, questa volta possiamo usare questo termine. A me fa molto arrabbiare come costituzionista quando si parla di governatori, perché sono solo presidenti delle, delle regioni. e Invece in questo caso il nome supera, da più sostanza di quanto non scritto in Costituzione. I veri governatori saranno quelli regionali che potranno fare qualunque cosa per la gestione del proprio potere, come dire a discapito del, della, salute, della salute nazionale. Sì, io sono contento, ovviamente, se le regioni ricche hanno una migliore. Salute, ma sono, sarei ancora più contento se in qualche modo ci si facesse carico dei diritti sociali al suo fondamento. Io credo di aver sforato il tempo che mi era stato dato, quindi le altre mille cose che dovrebbero essere dette, diciamo, eh, verranno dette dopo di me, da, da, chi, da chi parlerò dopo di me. Vi ringrazio. Vi ringrazio. Bene, grazie a Gaetano eh, Azzariti. Eh, e ora la parola a Marina a Boscaino. Che è portavoce del Comitato per il ritiro di ogni autonomia differenziata, l'unità della Repubblica e l'uguaglianza dei diritti. Marina. Allora, buonasera. Grazie per l'invito. Eh, grazie per questo bellissimo fascicolo di sulla testa che era necessario presentare perché eh, dà un quadro molto chiaro. Della, diciamo, della sovrapposizione di problemi che il tema dell'autonomia di problemi scandalosi che il tema dell'autonomia differenziata solleva. Io, eh, prima di parlare di quello che è successo oggi, cioè eh, della, della profluvio, devo dire ci sono state manifestazioni in 30 città del paese, tutti i capoluoghi di provincia e di regione. C'è stata una grande Presidio a Roma in piazza del Panteon, eh, un presidio che è durato tra l'altro dalle tre e mezza alle sette e mezza. Ne sono appena tornata a casa. Un presidio che ha visto, oltre ad una partecipazione sinceramente importante di tutti i soggetti che fanno parte del tavolo No AD, che noi come comitati abbiamo fondato nel 2021 e che tiene dentro il mondo politico, partiti politici. Eh, di opposizione, sindacati di base e parte di sindacati eh, confederali, a mondo dell'associazione, comitati e così via, quindi una rappresentanza forte ha visto oltre questa partecipazione straordinaria il fatto dal nostro punto di vista che lottiamo contro l'autonomia differenziata, non contro l'autonomia, voglio ripeterlo, perché anzi appoggiamo totalmente l'idea scritta in Costituzione nell'articolo 5, che è stata appena ricordata benissimo dal professor Azzariti, di una autonomia solidale. Non rifiutiamo il principio di autonomia, che questo sia ben chiaro, ma siamo contro questa visione rapace eh, e proprietaria di autonomia che eh, viene messa in campo da tutto questo processo iniziato ormai cinque anni fa, cioè gli stessi anni da quando noi abbiamo iniziato questa mobilitazione. Io eh, ricordo eh, il, il fatto fondamentale della giornata di oggi sta eh, nell'aver finalmente, ci sembra, Rotto quella, quel muro di gomma, letteralmente un muro di gomma che si è creato sul tema dell'autonomia differenziata, anche per quanto riguarda proprio la comunicazione, la stampa, la stampa libera, tra virgolette, di questo paese che poco e male si è occupato del tema dell'autonomia differenziata, e la qualcosa è andata naturalmente di pari passo con quello che diceva il professore precedentemente. Questa neutralizzazione della politica, questa prevalenza della tecnica sulla politica. La risposta di oggi è stata importante perché, oltre al riconoscimento della stampa, guardate mai e poi mai. Sono usciti in un unico giorno tanti articoli sul tema dell'autonomia differenziata e su queste mobilitazioni contemporanee che ci sono state. Voglio ricordare che questa mattina eh, il presidio in regione è stato fatto a Venezia davanti alla regione Veneto, è stato eh, consegnato il documento che noi abbiamo elaborato che motiva eh, il senso della nostra versione all'autonomia differenziata c'è stato un altro fatto molto importante cioè che oggi nella piazza di Roma si sono susseguiti diciamo, i cosiddetti pezzi forti della politica parlamentare abbiamo avuto, siamo stati, abbiamo avuto la visita del presidente Conte, della segretaria del PD Alice Line di Provenzano e di Boccia, due importantissimi componenti del, del Partito Democratico, l'ultimo dei quali, tra l'altro, ricorderete, è stato, anche presidente, eh, è stato anche ministro degli affari regionali e elaboratore a sua volta di un DDL, sempre collegato alla legge di bilancio, esattamente come è stato poi eh, nel caso del governo Draghi con la ministra Gelmini e adesso con il DDL Calderoli. E naturalmente sono scesi in piazza ancora Roberto Fico, la vicepresidente del Senato. Mariolina Castellone, la senatrice Maiorino, insomma abbiamo avuto sostanzialmente, oltre a Peppe De Cristofaro e a Sinistra Italiana Verdi, abbiamo avuto diciamo una rappresentazione chiara, concreta, non dico plastica perché mi pare un aggettivo sceno che cerco di non usare, ma mi è venuto in mente questo vezzo, uno dei tanti vezzi linguistici di oggi, di un'opposizione che avrebbe, uso purtroppo eh, il condizionale, date le circostanze, potuto esercitare ben altra versione e ben altro ruolo in tempi, diciamo, diversi, in tempi passati perché. Tutti si sono detti contrari all'autonomia differenziata, contrari naturalmente con toni diversi. Eh, Boccia, che, come vi dicevo, elaborò un DDL collegato alla finanziaria, che aveva la stessa configurazione, diciamo la stessa finalità del DDL Calderoli. Il DDL Calderoli sostanzialmente. Detta le procedure attraverso le quali le regioni a statuto ordinario potranno accedere da una a ventitré materie che sono quelle che ricordava il professore. Tutti si sono detti contrari a questo DDL boccia, con diciamo, varie riflessioni ed anche una notevole interlocuzione che c'è stata in piazza, alla quale, devo dire, soprattutto i membri del Partito Democratico non si sono sottratti. Naturalmente è stato sollevato il tema fondamentale delle preintese firmate dalla Regione Emilia-Romagna. Con il, ministro, con il presidente della regione, Bonaccini, che è anche presidente del Partito Democratico, è stato sollevato il problema del nostro contrasto al DDL Boccia, insomma l'interlocuzione è stata interessante, ma soprattutto c'è stato un riconoscimento, ripeto purtroppo tardivo, di eh, una mobilitazione che noi teniamo in campo, naturalmente, insieme ad altri, a coloro che sono nel tavolo No.A.D., di cui fa parte, tra l'altro, dalla prima ora, anzi, nei, dai comitati No.A.D., dalla prima ora, il Partito della Rifondazione Comunista. Uh, il riconoscimento di questa nostra attività incessante come comitati di scopo contro l'autonomia differenziata. Però io vorrei fare, diciamo, un momento: una riflessione, oltre diciamo, a comunicarmi, a comunicarvi la mia contentezza di, purtroppo, di questo purtroppo tardivo riconoscimento. Uh, naturalmente ci tengo a non fare di tutta l'erba un fascio noi nell'ultimo periodo abbiamo avuto un'interlocuzione importante con il Movimento 5 Stelle e con Sinistra Italiana però diciamo il riconoscimento di oggi è stato Davvero esteso a tutta l'opposizione parlamentare. Ed è un fatto importante, un fatto importante che probabilmente servirà a poco anche se la nostra lotta non finisce oggi, ovvero non finirà dopodomani, quando molto probabilmente il DDL Calderoli verrà approvato in Senato e quindi avranno fatto metà. Diciamo di quel percorso che condurrà secondo i calcoli probabilmente entro il mese di giugno all'approvazione definitiva. Voglio sottolinearlo senza quel, quel prerequisito che era eh, inizialmente stato eh, determinato, cioè la determinazione, perdonatemi il bisticcio di parole, dei LEP, sui quali abbiamo moltissimo da ridire, abbiamo da ridire naturalmente su quell'aggettivo essenziali perché non riteniamo affatto giusto qualora ci fossero le risorse per farlo, le risorse non ci sono tant'è che nel decreto mille proroghe la determinazione dei LEP è stata rimandata di un anno e quindi sostanzialmente si procederà con il DDL Calderoli senza de nemmeno determinare, che non vuol dire garantire, vuol dire solo determinare il LEP questa è naturalmente la rappresentazione concreta di quella neutralizzazione della politica di quella prevalenza della tecnica sulla politica e eh, di, di cui ha parlato il professore Azzariti come siamo arrivati fin qua? vi dico intanto una cosa che ci ha sconvolto ma non molto, il mio, in te, non troppo il mio intervento oggi iniziava guardando tutte le persone che c'erano in piazza del Panteon naturalmente non erano tutte lì per il nostro presidio Sfidando la gente dicendo: Se io vi chiedo che cos'è l'autonomia differenziata, qualcuno lo sa, naturalmente. La, la gente mi guardava incredula, non, non sapendo davvero che cosa signif possa significare questo accostamento. Autonomia differenziata. Vi dico di più, oggi nei 29 presidi ulteriori che ci sono stati rispetto a quelli di Roma, come vi dicevo, come è stato fatto in Regione Veneto, sono stati consegnati i documenti con le nostre motivazioni nelle prefetture. Guardate che ci sono arrivati negli uffici di prefetture, da, da, diciamo, da coloro, dalle delegazioni che si sono recate negli uffici di, di prefetture la congratulazione da parte degli uffici di prefettura rispetto a quel documento che li aggiornava di qualcosa che alcuni sapevano molto poco. Allora, questa è la prova concreta. Io credo che noi abbiamo davvero smesso, persino diciamo, negli uffici di prefettura, figuriamoci i cittadini e le cittadine di questo paese, di prenderci cura della Repubblica, cioè di tutti noi. Uh, in, in buona sostanza, come siamo arrivati fin qua? Siamo arrivati fin qua perché tra un balbettio, tra un uh, io c'ero, ma se non c'ero non ero attento. Tra un'ambiguità, tra un uh, atteggiamento di cerchio bottismo, tutte le forze che si sarebbero dovute impegnare, non, da, non oggi. Non questa sera come magicamente è accaduto, ma da cinque anni, cioè dal 28 febbraio del 2018, cioè quando il governo Gentiloni, in punto di morte, nel senso che il 4 marzo ci sarebbero state le elezioni politiche che avrebbero, dopo quel lungo periodo di tentennamento, portato prima al Conte 1, poi al Conte 2 e poi al governo Draghi poi interrotte dalle ultime elezioni politiche che ci ha portato l'attuale governo ahimè ecco da quel momento forze politiche forze sindacali avrebbero dovuto impegnarsi in maniera indefessa sul tema dell'autonomia differenziata per quale motivo per i motivi che ha già detto Gaetano Azzariti e che non non riprendo perché sono, credo nella consapevolezza ormai di tutti noi che ci occupiamo di questo fatto da tantissimo tempo. Io ricordo che il professor Azzariti iniziò una bellissima assemblea in aprile con questa frase: Basta con la retorica della Costituzione. Allora, diciamo umilmente lo dico anch'io, ripeto quella frase: Basta con la retorica della Costituzione. Guardate, io ho un impegno di militanza soprattutto nei movimenti che dura da tantissimi anni. Mi sono impegnata prima sulla scuola, poi sulle eh, deforme di carattere costituzionale, poi sull'articolo 81 della Costituzione e sulle leggi di iniziativa popolare che riguardavano la scuola, poi sulla buona scuola, infine referendum, appunto Boschi Renzi, ora l'autonomia differenziata. Nessuno degli interlocutori assenti, cioè degli interlocutori di maniera di quelli che si presentano, dicono la loro e poi se ne lavano le mani, non ha parlato della Costituzione. Però, vedete, la, la Costituzione credo che sia qualcosa che va rispettata nella misura in cui ne vanno garantiti e ne vanno riconosciuti praticandoli i principi. Noi già viviamo in un paese che è estremamente diseguale e quindi già capiamo che dal 2001, cioè quando c'è stata la riforma del titolo V e probabilmente molto prima si sono gettate le basi per minare quelli che sono i principi. Supremi di quella carta, infatti sono principi fondamentali il principio di uguaglianza, il principio di solidarietà e lo stesso principio di autonomia. Allora, quella prevalenza della tecnica sulla politica ha determinato il fatto che chi doveva fare, diciamo, essere il collante, la catena di trasmissione tra eh, quello che accadeva nei governi, nei governi di tutti i colori politici e eh, noi cittadini e cittadini, cioè i partiti politici, non hanno svolto il proprio lavoro. E quelle istituzioni che sono state citate dal professore Azzariti, la Confindustria, la Banca d'Italia, l'Ufficio parlamentare di bilancio. Eh, la Corte dei Conti, a cui vorrei l'Unione Europea, prima di tutto, a proposito, hanno approvato la nostra petizione contro l'autonomia differenziata, eh, petizione dei comitati per il ritiro di ogni autonomia differenziata che verrà discussa a Bruxelles il 22 gennaio, cioè tra una settimana, a cui vorrei aggiungere la CEI. Hanno tutte espresso attraverso le proprie parole, attraverso i propri toni. Pareri negativi sull'autonomia differenziata, andando paradossalmente a sostituire la voce di chi nei diversi governi che si sono succeduti avrebbe dovuto scongiurare il fatto di arrivare fino a dove siamo arrivati adesso, cioè sull'orlo del baratro. Allora concludo perché temo di aver sforato anch'io il mio tempo e non voglio farlo. La lotta non finisce oggi, non finisce nemmeno dopodomani quando il Senato approverà sicuramente il testo del DDL Calderoli che tra l'altro è necessario approvare per quell'orrido scambio coerente che è stato fatto tra la Lega e Fratelli d'Italia. Rigiocheremo tutta la partita ancora in Parlamento, il regolamento parlamentare Prevede diciamo, una possibilità maggiore anche di fare ostruzionismo, ci risaranno le audizioni. Noi continueremo imperterriti e se anche in, alla Camera verrà approvato probabilmente aggiù, prima delle elezioni europee eh, il DDL Calderoli, noi ci impegniamo sin da adesso in tutte le regioni. A proseguire con l'attività che già stiamo facendo con una LIP raccolta di firme su una legge di iniziativa popolare in Emilia-Romagna, cui, in cui si chiede al presidente di regione Bonaccini, in coerenza con quello che hanno affermato oggi Elli Schlein, eh, Provenzano e Boccia, di recedere dalle preintese che furono appunto siglate nel 2018. Quindi noi non intendiamo arrenderci arren, arren, davanti a questa catastrofica riforma dello Stato sociale giocata in assenza del Parlamento. Noi vogliamo continuare a difendere la Repubblica, la, Repubblica, la democrazia parlamentare, la Repubblica fondata sul lavoro, la cui sovranità vogliamo ancora ribadire appartiene al popolo. Grazie. Bene, grazie a Marina Boscaino. Proseguiamo con gli interventi che abbiamo programmato. Ora la parola a Tonia Guerra. Tonia Guerra è componente del tavolo nazionale no autonomia differenziata ed è componente della segreteria nazionale di Rifondazione Comunista. Ciao Tonia, a te la parola. Ciao, buonasera a tutte e tutti, grazie Nando. Allora, ehm, io mi collego a quello che ha detto Marina poco fa, quando ha parlato del fatto che i media si sono ricordati da pochi giorni, forse proprio solo da ieri, del fatto che eh, in Parlamento sta andando avanti e minaccia di essere eh, concluso. L'iter in pochissimi giorni, l'iter del DDL Calderoni sull'autonomia differenziata. E infatti, è proprio vero, molte testate giornalistiche, eh, fra ieri e oggi, eh, hanno pubblicato ampie pagine, ampi articoli su questo argomento. Bene, un po' tardi. Eh, le pagine dei giornali e della televisione, i telegiornali erano occupati da notizie meno interessanti e diciamo più frivole e non da questa, ma tant'è eh, meno male. Soltanto che veramente la lettura dei giornali di oggi è eh, paradigmatica della confusione che c'è e della egemonia che è il pensiero liberista. Eh, l'idea della, della competizione eh, è, è veramente penetrata in settori che per il ruolo culturale eh, per lo status culturale per, per la storia eh, che hanno eh, dovrebbero essere preservati per esempio dai luoghi comuni sul sud mi riferisco per esempio ma solo per citare un esempio al, uh, All'articolo che appare oggi sulla Repubblica, eh, la quale in maniera diciamo mh, bipartisan eh, fa un'intervista al, uh, al direttore della, dello Svinez, l'economista Luca Bianchi, e parallelamente, che naturalmente, il quale naturalmente fa uh, una critica uh, serrata. Dell'autonomia differenziata del DDL Catteroli, eh, diciamo, portando eh, motivazioni di merito sulla questione. E poi affianca questa, eh, questa intervista con una intervista al professor Sabino Cassese, quindi una persona molto autorevole dal punto di vista della competenza giuridica, insomma, con una storia che dovrebbe indurci ad avere fiducia. Dice il eh, Cassese, il professor Cassese, il quale peraltro pre presiede quella commissione nominata da, eh, dal ministro Calderoli, che dovrebbe eh, quantificare i fabbisogni, i costi standard del, dei famosi eh, livelli essenziali delle prestazioni, cioè dei diritti di tutti e tutte. Allora, il professor Cassese dice che chi ha più gambe corre, basta guardare l'esempio del Lazio durante la pandemia, il Meridione è vittima della sua classe dirigente. E alla domanda precisa in cui eh, l'intervistatore, che è il concetto vecchio, gli dice, professor Sabino Cassese, lei sostiene che l'autonomia differenziata è un'occasione anche per il Sud? Dico bene? E il professore risponde sì. Nulla impedisce alla Puglia, alla Calabria, alla Campania di chiedere una volta aperta la porta delle intese più autonomia. Chi ha più gambe corre, poi vince chi ha quelle migliori. A parte, diciamo, anche il, il lessico e il, il linguaggio, che è un linguaggio tutto di competizione. Eh, quindi c'è qualcuno che vincerà in questa storia e sappiamo già, perché insomma, sono prevedibili i vincitori, sono quelle regioni che hanno già chiesto l'accesso all'autonomia differenziata a quelle tre regioni governate, così come si dice, dal, dalla Lega e dal Partito Democratico, e che devono, appunto, vincono. E poi ci sono i perdenti, cioè quelli che perdono. E che cosa perdono? E perdono in termini di diritti e perdono in termini di risorse. E chi ha la responsabilità di questa perdita? Il professor Cassese lo dice perché risponde ad un'altra domanda. Eh, i la domanda è questa, i critici della riforma ritengono che grazie a Calderoli accadrà esattamente il contrario, cioè che il centro e il sud eh, saranno penalizzati, un nord sempre più opulento e un sud più derelitto. E il professor Cassese risponde se ciò accadrà dipenderà dall'incapacità delle regioni meridionali di sfruttare adeguatamente le risorse di cui dispongono un problema che perdura dall'unità d'Italia eccetera non sto diciamo siccome mh, chi mi ha preceduto e chi seguirà eh, mh, spiegano saranno, sono, hanno spiegato e spiegheranno molto bene eh, i contenuti di cui ci occupiamo e quindi diciamo mi prendo il lusso di dire queste cose, di riferire queste cose, eh, che a mio parere, molto modestamente, sembrano infarcite del luogo comune. Del sud sprecone, del sud che non sa amministrarsi, del sud, eh, diciamo, il sud dei luoghi comuni, dimenticando sostanzialmente tutto quello che è dimostrato da tutti gli indicatori, da tutti gli studi, tutti gli studi e gli indicatori di questi anni ci dicono che il sud è stato depredato in realtà e che la quantità di risorse destinate appunto al soddisfacimento dei bisogni essenziali delle persone eh, che provengono dallo Stato e che lo Stato dovrebbe eh, garantire in maniera appunto perequata ed equa eh, sono state, eh, questa quantità di risorse è stata ingiustamente e iniquamente distribuita così come ingiustamente e, iniqu e iniquamente sono distribuiti e destinati e gestiti i fondi dell'Europa, quelli del PNRR e quant'altro. Ecco, diciamo, dico tutto questo per dire che è proprio penetrata anche in settori molto autorevoli che dovrebbero fare della, della rigorosa competenza sulle cose oggettive, sui dati, eh, diciamo, il contenuto anche delle loro posizioni, eh, e viene tutto stravolto e viene tutto inquinato sostanzialmente, no? E fanno opinione. Al contrario, per dire quanta confusione c'è sotto il cielo e quanto purtroppo la situazione sia tutt'altro che eccellente eh, sulla Gazzetta del Mezzogiorno di oggi, giusto per fare un po' di spigolature che però eh, danno il senso e la dimensione del disastro che stiamo affrontando eh, è un'altra intervista che viene fatta al capo della Confindustria di Puglia che diciamo non dovrebbe essere proprio Amico nostro, quando dico amico nostro, lo dico insomma, così superficialmente, di chi stasera ha organizzato questa, questa, questo nostro incontro. E lui dice delle cose, eh, diciamo, di questo tipo. Non c'è il senso delle priorità. Prima bisogna superare il divario. Questa autonomia differenziata in questo momento storico sarà un danno, non per il Sud, ma per l'Italia intera. E poi uh, spiega con dei dati perché questo avverrà e fa l'esempio del fatto che, come Confindustria, le industrie farmaceutiche hanno già a che fare con sistemi regionalizzati della, uh, della sanità. E, e dice l'accesso ai farmaci sarà complicato perché in questo modo ci saranno alcune, in alcune regioni, alcuni farmaci saranno gratuiti, sostanzialmente saranno passati dal Servizio Sanitario Nazionale e altri potranno decidere, decidere che ciò non è. E probabilmente quelle che decideranno che questo non sarà possibile sono quelle più povere che non potranno garantire appunto la, la gratuità dei farmaci. Allora ci troviamo in questo quadro. In cui tutto è talmente inquinato, è talmente non scontato, eh, eh, diciamo, è talmente adulterato dal punto di vista anche culturale, che eh, veramente si fa fatica ad orientarsi perché già la materia è ostica. La stragrande maggioranza delle persone, e persino dell'apparato eh, del, dello Stato, quali sono appunto i prefetti e le prefetture, eh, dimostrano. Una, scar una scarsa diciamo, dimestichezza con i contenuti reali di questa cosa, così come alcuni parlamentari con i quali noi parliamo, ai quali abbiamo spiegato di che cosa si, si stava parlando e che erano abbastanza increduli. Ma immaginiamo che cosa succede per la maggioranza della popolazione, che non mastica e magari non segue nemmeno le nostre dirette o quant'altro, che si sbatte. Soprattutto nei territori più poveri, non soltanto al Sud, perché c'è un Sud dappertutto purtroppo, ed è un Sud che, diciamo, io, vetero comunista, leggo ancora in termini di eh, divisione di classe, più o meno in questo modo, e per semplificare, e che sono esclusi: che domani si ritroveranno in una condizione terribile, terribile probabilmente non, non, non sapendo nemmeno tutto il processo che li ha portati a trovarsi in questa, in questa situazione terribile, è in maniera quasi irrevocabile, perché il buon calderoli, che mi permetto di usare una cosa che non avrei usato, ma la usa lui e mi piace, mi piace ricordarlo, le portate le sa fare in qualche modo, perché insomma si è vantato di averne già fatta una. Cioè, una, una legge elettorale e, eh, diciamo, sarà difficile, il professor Azzariti eh, tenta di spiegarcelo ogni volta, sarà difficile eh, abrogare tutto quello che, che si sta mettendo in piedi che stanno mettendo in piedi, quindi ci vorrà il doppio della fatica per poter inserire elementi di, di controtendenza, di alternativa rispetto a questo. D'altra parte Calderoli lo dice chiaramente, in maniera beffarda risponde alle domande che gli fanno, insomma, ai, ai dubbi che vengono, gli vengono eh, timidamente espressi da, da, dal mondo dei media, da chi lo intervista, e lui dice beffardamente che sta attuando la Costituzione. Zaia dice finalmente stiamo attuando, eh, cioè si sentono costituenti ed esecutori della Costituzione e dicono un po' la verità perché eh, tutto questo sta succedendo, perché nella, nella parte politica a loro avversa, che avrebbe dovuto essere a loro avversa, si è, eh, si è eh, cominciato, si sono aperte le porte eh, a quello che sta succedendo adesso. Anch'io sono reduce come Marina, come molti di noi, eh, sono reduce dal, dal presidio che si è svolto anche a Bari. Ed è stato un presidio importante perché c'era tanta gente e abbiamo consegnato al viceprefetto vice il documento che è, stato che è stato consegnato anche in altre parti d'Italia e se avessi dovuto leggere lo sguardo eh, del, del viceprefetto quando ascoltava le nostre motivazioni, siamo andati con un, sono andata io con uno studente e con il segretario regionale della FLC e quindi eravamo più o meno tutti insegnanti o comunque tutti appartenenti al mondo della scuola, ci guardava quando spiegavamo le cose con uno sguardo esterefatto e quelli che ci hanno accompagnato, cioè l'apparato anche della Digos che ci ha accompagnato sopra, ci hanno detto siamo con voi, noi le sappiamo queste cose, cioè vedi la solidarietà di quelli che erano lì più o meno per garantire l'ordine pubblico per, eh, e per accompagnarti. E purtroppo le cose stanno così. Eh, ne, anche nella nostra manifestazione, all'ultimo momento, eh, le istituzioni che ci hanno ignorato in questi anni, Marina se lo ricorderà quante volte anche come Comitato contro ogni autonomia differenziata nazionale sono state inviate lettere al, ai rappresentanti istituzionali delle regioni, e quindi anche nostre, però oggi c'erano perché si è sentita che questa cosa stava montando e quindi c'era per esempio il sindaco di Bari che è anche presidente dell'Anci, dell il quale per, bisogna dire ha fatto un, una sorta di autocritica in, in piazza e però poi si sono presentati dotati di molte bandiere anche i rappresentanti istituzionali e non solo istituzionali del PD, cioè insomma... Quando poi c'è da, da dire, eh, quando la piazza eh, lo richiede, i, i riflettori sono attenti, sono, sono presenti, poi eh, ci sono anche queste presenze. Noi le abbiamo accolte con, con, in maniera civile, anche perché dobbiamo capire che in questo momento la posta in gioco è talmente importante che non puoi permetterti di fare distinguo e che, e che insomma, bisogna essere unitari sulla. Sul fine della, della lotta. E però diciamo ci sono tante responsabilità che non possono essere sottaciute, e in, in momenti di riflessione, come quello che stiamo eh, vivendo noi stasera, qui è necessario che ce le diciamo. Ma non per dare le colpe e le responsabilità, ma per comprendere come è, com è stato possibile. Ma come è stato possibile? che è una cosa così devastante, una cosa così cinica, perché capita in un momento in cui veramente, eh, diciamo, ci sono persone che stanno male, ci sono persone che, per esempio nella mia città, con le liste d'attesa che ci sono, con le difficoltà che, che ci sono, ci sono persone che gravemente malate devono dormire su... Mh, nel, nei pronto soccorsi perché non ci sono posti liberi nelle, nelle corsie delle, degli ospedali. Eh, cioè, una un, un, un giunta di sofferenza che eh, diciamo fa veramente male e in questo momento dobbiamo spiegarcelo come mai siamo arrivati a questo punto di, di, di disumanità e andiamo avanti senza, senza problemi. E questo poi ce lo dobbiamo chiedere anche come diciamo, soggetti politici che hanno, devono avere il compito anche di individuarla una strada e di costruirla pazientemente questa strada e di costruire questa lotta sapendo che probabilmente fra tre giorni passerà al Senato poi insomma alla Camera l'iter non sarà molto di forme e poi c'è comunque da continuare. C'è da costruire in maniera, direi, proprio artigianale, territorio per territorio, eh, il filo che può eh, riconnettere un tessuto che crei una prospettiva diversa. E la prossima sarà quella sul presidenzialismo, anche le due cose si tengono insieme come progetto autoritario, antiparlamentare, eh, diciamo che sfascerà il Paese. Non so se sono stata nei tempi, se ho sforato, scusatemi. Bene, grazie a Tonia Guerra. Eh, e ora diamo la parola a Loredana Marino, Loredana Marino, segretaria della Federazione di Rifondazione Comunista di Salerno eh, e del Lab Sud. Ciao Loredana, a te la parola. Ciao Nando, buonasera a tutte e a tutti. Allora, eh, mi raggancio subito alla come dire all'interrogativo che poneva Tonia. come mai si è arrivato a tutto questo? Io penso che ci siano disegni delle trasformazioni che non avvengono per caso. Si arriva al DDL Calderoli oggi al Senato che ha visto poi quelle che io definisco la migliore Italia, ovvero delle piazze in presidio contro questo disegno e non si arriva per caso. È chiaro che Calderoli è un abile politico e che ha preso questo disegno dell'autonomia differenziata e lo ha sviluppato all'interno del suo DDL come un progetto violento, aggressivo, un atto di vera e propria belligeranza che si abbatte contro l'unità di questo paese, si abbatte contro la Repubblica. La coesione sociale, l'eguaglianza e i diritti di cittadinanza. Lo fa in maniera violenta perché, appunto, alle cose non si arriva mai per caso. L'autonomia differenziata eh, viene sdoganata negli anni '70 e trova il suo primo terreno fertile all'interno della scuola con quella che fu all'epoca la legge Bassanini, trova il suo apice. Nella riforma del titolo V. E chiaramente, in quello che è un intreccio attorno all'autonomia differenziata di volontà di rappresentanze liberali e socialdemocratiche, oggi Calderoli arriva con questo atto di belligeranza consapevole di questo intreccio che ha determinato negli ultimi dieci anni un lungo percorso sull'autonomia differenziata, ma anche con un consenso popolare. Non, non dimentichiamo che nel 2001 ci fu anche un referendum costituzionale che ha consegnato, no? Questa, eh, che ha consegnato appunto, eh, la modifica del titolo V le e gli italiani al 62% si dissero d'accordo. È chiaro che oggi siamo sul piano dell'attuazione di un DDL che eh, si colloca a mio avviso dentro una serie di debolezze per debolezze intento l'attenzione sociale al DDL Calderoli. L'informazione le soggettività di opposizione e anche la delegittimazione alla politica, ovvero la delegittimazione che una società fa alla politica proprio perché sappiamo come sono andate le cose negli ultimi anni e non è questo il luogo dove approfondire queste, approfondire queste situazioni. Quindi l'allontanamento della società dalla Gorà rende no, più debole una, eh, un campo di opposizione. Larga. Il DDL Calderoli invece si fa forte di una serie di intrecci politici ed economici, autonomia differenziata, presidenzialismo, autonomia differenziata, terzo mandato e segretari delle regioni, autonomia differenziata, ZES, ovvero zona economica speciale unica nel Mezzogiorno d'Italia, a cui poi si aggiunge no, il disegno dell'Hub energetico. Ovvero nuove forme di eh, servitù del Mezzogiorno d'Italia all'interno, come dire, di uno scenario italiano ed europeo. Ora, io penso che questo DDL, che sembra oggi arrivare a un punto di non ritorno per il nostro paese, si colloca però all'interno di una postmodernità seppure è un progetto antico che in effetti si rifà a quello che era il progetto della Lega Nord e dell'ideologo Miglio, su quale però voglio tornare dopo. Oggi il decreto, il DDL Calderoni, Calderoni mi scuso, si fa strumento di che cosa? Di una postmodernità che vede i governi di fronte ad una necessità, ovvero lo smantellamento delle democrazie parlamentari e lo strangolamento delle costituzioni che ancora al centro hanno l'eguaglianza dei diritti di cittadinanza. E Calderoli, con la sua autonomia differenziata, ci viene proprio a dire regione a cui appartiene, appartieni diritti a cui ti rifai, oltre poi alle possibilità di, eh, come dire, di lavoro, oltre poi alle opportunità. Di miglioramento di una condizione, come dire, eh, di vita. Quindi siamo di fronte ad un vero e proprio stravolgimento di quella che è la forma no, di Stato che noi abbiamo conosciuto, perché questo decreto ci porta di fronte alle privatizzazioni dei, eh, dei servizi sociali, si fa tanto riferimento alla sanità pubblica. E a come la sanità in effetti si trasformerà e eh no la sanità è già privatizzata guardate mh, dire oggi difendiamo la sanità pubblica è eh, una affermazione che in troppi non eh, non capiscono perché quando si dice difendiamo la sanità pubblica ci poniamo di fronte a a quella che è la condizione di una necessità delle persone rispetto alle quali non trovano risposta. Anzi, il più delle volte le risposte sono in negative. L'impossibilità di curarsi, l'impossibilità di visitarsi e la risposta che un sistema, un modello di sviluppo dà e da qui anche lo smantellamento no? dei conflitti sociali è semplicemente... Se migliori la tua condizione attraverso il denaro, allora il denaro ti dà la possibilità di avere un'assicurazione per la vita, avere un'assicurazione sulla sanità e quindi di bypassare la sanità pubblica. È chiaro che tutta questa costruzione che ora ho reso in maniera molto semplice e vado per flash perché il tempo passa, sta proprio nella, nel percorso ulteriore di smantellamento di ciò che è pubblico cercando appunto di far apparire il pubblico, il bene comune, negli occhi di una società che comunque si è modificata da un punto di vista antropologico come qualcosa che oggi non ha più un'utilità. Quindi, che dire? Siamo di fronte a questo decreto, quindi siamo di fronte ad un punto di arrivo, di uno stravolgimento di, eh, di un paese rispetto al quale appunto nulla capita per caso. Dicevo prima il DDL Calderoli si colloca nel disegno politico della vecchia, eh, della vecchia Lega, che trova un terreno fertile negli anni 90, anni che hanno stravolto questo paese e che hanno creato degli orrori e delle brutture, nelle quali... La questione stessa meridionale ha trovato un punto di abbandono della politica italiana, anche da parte delle sinistre. Parliamo degli anni del revisionismo storico, della centralità del pensiero crociano, della legge Bassanini, della questione settentrionale che si fa alter ego di una questione meridionale. Un vero e proprio capolavoro che chiaramente oggi noi ci troviamo di fronte con un atto di belligeranza, non solo a mezzogiorno d'Italia, ma anche, come dire, colpisce anche quelle che sono le classi popolari delle regioni del nord. Perché attenzione quando si parla di secessione dei ricchi, i ricchi non sono, no, le regioni, sono i potentati all'interno delle regioni, a nord quando a sud. Non mi sorprende quando prima Riportava Tonia nelle eh, dichiarazioni di Cassese. C'è cioè uno stereotipo attorno al mezzogiorno che ha reso questa parte del paese sempre più debole, soprattutto perché questa debolezza veniva da un inconscio coloniale dal quale il mezzogiorno d'Italia non si è più liberato. E allora io penso, e mi avvio a concludere per non eh, rubare tempo, perché chiaramente qua stiamo ragionando per flash, è chiaro che sul piano di una resistenza ora e subito al DDL Calderoli bisognerebbe avere non solo tante mobilitazioni e tante nuove adesioni, No, prima le citava Marina, noi siamo stati sempre quelli e quelle che hanno affermato che il fronte dell'autonomia differenziata doveva allargarsi, però gli errori si pagano e gli errori li stanno pagando i cittadini e le cittadine di questo Paese. Allora quindi è chiaro che noi dobbiamo avanzare sul piano della mobilitazione, della sensibilizzazione. Ma forse questo paese oggi avrebbe bisogno di uno sciopero generale, uno sciopero generale contro il ripristino delle gabbie salariali, contro le privatizzazioni della, de, del, dei servizi sociali, contro il divario tra nord e sud e la logica dei tanti staterelli che eh, appunto va avanti in questo disegno. Nella prospettiva, io penso che nella prospettiva forse bisognerebbe cercare di creare una nuova agenda politica con un nuovo un alfabeto politico di lotta, appunto in una nuova postmodernità che allarga quello che è il conflitto capitale-lavoro a capitale-vita. Nella critica a questo punto. Permettetemi di dire, io sdogano anche quelle che sono le mie resistenze, nella critica allo Stato attraverso forme ideologiche, utopiche potrebbe dire qualcuno, di forme appunto di municipalismo libertario, che si contrappongono all'idea di uno Stato che affama i popoli, verso forme di bioregionalismo, quindi contrapporre all'autonomia differenziata l'idea di un regionalismo solidale, di un bioregionalismo che difende anche i propri territori dall'avanzata della devastazione contenuta appunto anche nell'idea del lab e di quelle che sono le forme di sviluppo autocentrato. Poi c'è il ruolo del sud. Fuori quindi dall'inconscio coloniale, un sud di sé per sé, un sud che lavori verso una strategia, che sia parte integrante di una strategia euro-mediterraneo e secondo me che all'interno di quello che è un materialismo geografico inizi a eh, come dire, farsi interprete di un pensiero meridiano. Chiaramente questo è uno scenario che, sul quale bisognerebbe lavorare come risposta alla logica di un modello liberale e liberismo che comunque scardini anche quei luoghi comuni di cui parlava Tonia a partire appunto dal binomio sviluppo arretratezza e che sganci soprattutto la visione di una nuova questione meridionale oggi da quella che era la visione novecentesca di un meridionalismo sviluppista. Ringrazio quindi la rivista sulla testa per questa seconda ospitata dopo appunto l'ospitata che ha fatto e questo numero dedicato all'autonomia differenziata e grazie a tutte e tutti. Bene, grazie a Loredana Marino. Eh, allora, purtroppo invece per un problema eh, tecnico Giovanni Russo Spena eh, non eh, può essere con noi, non può eh, intervenire, ce ne dispiaciamo. Uh, e, e perciò ci avviamo alle, alle conclusioni, ovviamente con l'intervento di uh, Ferrero. Io prima di dare la parola uh, al direttore della rivista Paolo Ferrero ne approfitto nuovamente per ricordare eh, alcune cose come siamo soliti eh, fare. Eh, primo aspetto, chiaramente. Eh, ricordiamo oh, la possibilità di rinnovare l'abbonamento eh, sulla testa eh, o di abbonarsi per la prima volta e ricordiamo nuovamente eh, che tra le diverse cose sulla testa si avvale del uh, contributo assolutamente a titolo volontario di chi scrive sulla rivista, dell'attività a titolo volontario militante eh, di chi fa, costruisce appunto la rivista. E del supporto degli abbonati, dei lettori e degli eh, abbonati. E quindi abbonarsi a Sulla Testa significa consentire a Sulla Testa di proseguire con le pubblicazioni eh, e anche di eh, incrementare, di migliorare i propri, eh, i propri strumenti. Come abbonarsi a Sulla Testa? Vedete, eccolo qua, l'indirizzo mail, www.sulatesta.net/slash eh, abbonamenti andate lì e lì trovate le istruzioni lineari eh, semplici con i prezzi, peraltro, assolutamente popolari differenziati in senso positivo, nel nostro caso, appunto, degli abbonamenti eh, a, a Sulla Testa. Eh, detto questo, ringraziamo chiaramente tutti coloro e tutti coloro che hanno contribuito anche eh, a, questo, a questo numero, eh, in maniera particolare le compagne e compagni della redazione, eh, Antimo Care Esposito, Loredana Fraleone, Dino Greco, Dimitri Palaggi che ci assiste anche nella, alla regia tecnicamente, quindi grazie Dimitri anche per questo, Roberto Ciccarelli per eh, l'impaginazione, Dario Conti che si occupa di abbonamenti e tutti coloro che, eh, attraverso la collaborazione editoriale, eh, ci aiutano a far sì che il, la rivista. Esca nel modo appunto più diciamo leggibile eh, possibile. Ecco, detto tutto questo, fatti ringraziamenti non eh, formali o meglio, non solo formali, diamo la parola a Paolo Ferrero. Microfono come si dice in questi casi. Adesso deve essere attivo, giusto? e devo ringraziare per questa attivazione del microfono Dimitri Palagi che dalla regia ci attiva adesso dirò una cosa per cui Dimitri si arrabbierà molto ma mi sembra interessante che Dimitri che è della segreteria nazionale di rifondazione e che adesso sta facendo da dietro le quinte la regia di questa diciamo trasmissione di questa presentazione per come redazione della rivista è stato ieri è proposto come candidato sindaco di Firenze ecco, ehm, per la sinistra. E io sono molto contento di questo eh, mélange di lavoro intellettuale e di lavoro manuale che dovrebbe caratterizzare la militanza comunista. E questa mélange è anche la cosa che ha caratterizzato la presentazione di stasera. Perché la nostra è una rivista teorico-politica, diciamo di, di, di cultura politica. Non è una rivista sul quotidiano. E però giustamente abbiamo fatto un numero, eh, questo, eh, contro ogni autonomia differenziata, perché si tratta di ragionare in grande sul disegno devastante che sta mettendo in piedi. La cosa interessante di stasera è che tutti i compagni e le compagne che hanno partecipato sono... E anche Giovanni, che Giovanni Russo Spena che non ha potuto partecipare, sono protagonisti assoluti della costruzione del movimento, su questo, e io penso che questa è una cosa che vada sottolineata. Sovente eh, ci piangiamo addosso, eh, diciamo: eh, ma gli altri sono più. Ecco, diciamocela una cosa: su questo terreno del no ad ogni autonomia differenziata, chi ha tenuto in piedi il problema? e oggi segnala una capacità di, di interazione, Marina ci raccontava di come tutti gli esponenti dell'opposizione sono dovuti scendere al Senato a venire in qualche modo a riconoscere l'iniziativa del Comitato, eh, questo Comitato non è stato messo in piedi in primo luogo da grandi organizzazioni o quant'altro, ma da compagni e compagne eh, militanti, eh, rossi ed esperti. Eh, intellettuali organici, si diceva una volta, che sono stati capaci sia di elaborare una riflessione, di tenere una barra dritta e sia di costruire mobilitazione. Io li voglio ringraziare, le voglio e li voglio ringraziare tantissimo, eh, perché se oggi noi stiamo discutendo qui, non solo presentando un numero della rivista importante, ma è una cosa specifica, ma invece parlando di un movimento che ha ripreso parola in questo paese e, e grazie a questi compagni e a queste compagne. Veramente grazie davvero da, da Zariti, a Boscaino, a tutti gli altri e le altre, perché questo è il nodo. La costruzione, di questo si tratta, si tratta della costruzione di una classe dirigente alternativa a quella del pensiero dominante in grado non solo di lamentarsi di quello che fanno i potenti ma di prefigurare un'alternativa questo è il nodo e in questo c'è la, la forza e, e devo dire per quanto mi riguarda la contentezza che questi compagni e queste compagne non solo hanno scritto sulla rivista ma erano qui stasera con noi e, e tanti altri erano a casa a guardare magari ma eh, Diciamo è questo tessuto militante che mi sembra la cosa importante che si è sviluppata contro l'autonomia differenziata e che noi dobbiamo curare come la pupilla dei nostri occhi. Perché la costruzione dell'alternativa nel nostro paese passa in primo luogo sul rafforzamento e sull'allargamento di questo tessuto militante intellettuale appunto di Rossi ed esperti in grado di dirigere il movimento e di... Prefigurare l'alternativa. Quindi grazie, grazie e appunto la felicità di poter concludere questo dibattito qui stasera con questi compagni e queste compagne. Seconda eh, considerazione: che il disegno di legge Calderoli avete già sentito migliaia di cose e io non mi voglio tediare, affronterò alcuni nodi, diciamo così, da un aspetto diverso. Che cos'è? Il disegno di Calderoli è un golpe bianco o se volete una bomba a orologeria, eh, una bomba a scoppio ritardato. Perché dico golpe bianco? Perché gli effetti del disegno di legge Calderoli saranno visibili una volta che il disegno di legge difficilmente sarà reversibile. Perché? Perché quello di Calderoli non è una legge come un'altra, che uno dice fa una legge, poi si verifica, magari la legge non funziona, si riesce con un'azione a farla tornare indietro. No, no. Perché il disegno di legge Calderoli è basato sul fatto che la devoluzione dei poteri dallo Stato nazionale alle regioni, non, non, questi poteri non vengono dati in prestito alle regioni, ne viene passata la titolarità. È come se le regioni diventassero effettivamente degli stati, piccoli ma degli stati. La legge Calderoli, il disegno di legge Calderoli, prevede nei fatti che quelli che vengono stipulati sono nei fatti accordi di diritto esterno con un'altra parte, non è lo Stato italiano che legifera su di sé e che come legifera oggi in un senso può legiferare domani in un altro ma è lo Stato italiano che riconosce nelle regioni dei soggetti autonomi da sé e costruisce un contratto con queste regioni. Questo contratto che ovviamente avrà delle verifiche dopo dieci anni e tutto il resto, ma per cambiarlo non basterà la volontà dello Stato italiano. Ci sarà politicamente e giuridicamente anche il tema della volontà del soggetto contraente. E questa cosa qui vuol dire che il disegno di legge Calderoli non è una legge come un'altra, più o meno brutta. È una bomba orologeria, perché una volta che i cittadini italiani si renderanno conto del disastro che produrrà il disegno di legge Calderoli nell'accentuazione delle differenze in Italia e dell'impoverimento generale del paese su cui poi adesso torno, una volta che gli italiani se ne renderanno conto, eh, purtroppo il guaio sarà fatto e per riuscire a rimettere il dentifricio nel tubetto non sarà così semplice, non sarà così semplice. E quindi eh, bisogna saperlo, bisogna denunciare la cosa di Calderoli per quel che è. Un golpe bianco e una sorta di bomba orologeria a scoppio ritardato Fatta apposta in modo che la gente non si accorga di quello che vogliono far succedere, ma se ne possa accorgere solo quando il danno è fatto e pressoché irreversibile. Seconda considerazione: perché dico che la, il disegno di legge Calderoli produrrà un impoverimento di tutto il paese? Per una ragione molto semplice. Voi sapete che c'è stata la globalizzazione dell'economia. Siamo in una fase di crisi della globalizzazione. Nella crisi della globalizzazione tornano ad avere un ruolo rilevante per l'economia le macro aree regionali, l'Europa, gli Stati Uniti, la Cina, l'Africa e via così, ma anche gli Stati nazionali. Se voi pensate, noi siamo in una fase in cui ci sono molte politiche pubbliche, sono politiche tutte a favore dei padroni. Ma ad esempio, la riconversione ambientale dell'economia viene fatta con i soldi pubblici, con i soldi delle nostre tasse, non viene fatta dai padroni con i loro investimenti. Siamo, siamo noi che mettiamo quei soldi. Ma così com'è il, il grosso delle ristrutturazioni. Pensate, noi oggi siamo in una fase di guerra, noi dobbiamo vedere il mondo nelle sue, conne nelle sue connessioni. Dentro questa guerra, chi è che mette i soldi per farla? Gli, I privati? Ma nemmeno per idea. È eh, noi, eh, sono gli stati che mettono i soldi. Cioè, noi siamo dentro una fase nella crisi della globalizzazione, di rinazionalizzazione parziale delle, delle economie di ruolo maggiore degli stati nel sostegno all'accumulazione capitalistica. Ora, da questo punto di vista, la dimensione degli stati non è indifferente, per cui la Cina ha qualche vantaggio in più di uno stato molto più piccolo. L'idea che c'è nel disegno di legge Calderoni di passare le competenze su un numero di materie incredibile, fino a 23, comprese politiche eh, industriali, relazioni estere tutto il resto, eh, sul piano commerciale, alle regioni, significa distruggere lo Stato italiano, che già non è enorme, ma distruggerlo e spezzettarlo in tanti piccoli staterelli che solo un idiota, solo un idiota può pensare che siano in grado di giocare un ruolo dentro la globalizzazione. Se qualcuno pensa che la Lombardia, con meno di 10 milioni di persone, o il Veneto, siano in grado di giocare la partita delle politiche economiche e degli investimenti pubblici necessari, per salvaguardare la ricerca e per sviluppare l'apparato produttivo in modo che l'apparato produttivo stia all'onore del mondo dentro la competizione, solo un idiota può pensare una cosa così. La cosa che la Lega sta proponendo riduce drasticamente la capacità competitiva dell'apparato industriale italiano. E trasforma definitivamente l'apparato industriale italiano, anche quello del nord, in un apparato di subappalto dell'industria tedesca. Di questo si tratta. La, che cosa faranno queste regioni che non contano niente e che ognuna aprirà i suoi uffici eh, di commercio in Cina? Come hanno già fatto, eh? Cioè, uno andava in Cina e c'era la Lombardia col suo ufficio vuoto, il Veneto col suo ufficio, ma pensate che la Cina vada a discutere col Veneto di politica industriale? Ma dove siamo? Solo dei cretini possono dire delle cose così. Il punto è che l'unica modalità che avranno le imprese italiane, che non avranno più uno Stato alle spalle, già c'è pochissimo, ma non ce l'avranno più, l'unica modalità delle imprese italiane sarà di approfondire l'elemento della concorrenza sul costo del lavoro e quindi il, il frutto di questo spezzettamento dello Stato dal punto di vista de, del ruolo dell'Italia dentro la concorrenza internazionale sarà di accentuare gli elementi reazionari e antioperai di taglio del costo del lavoro, di riduzione delle tasse perché se tu non hai eh, diciamo la quantità di denaro che le banche regionali tedesche immettono nel sistema produttivo tedesco o che lo Stato francese immette nell'apparato produttivo francese, non sarà possibile per le regioni. Non sto discutendo se è giusto o meno, ma sto dicendo che la concorrenza capitalistica è quella. La, l, questo provvedimento riduce la capacità dell'impresa italiana eh, di stare dentro una competizione di qualità e accento agli elementi dell'apparato produttivo italiano di un apparato fondato sulla concorrenza al ribasso dei costi. Eh, questa cosa qui è una idiozia non piccola che impoverirà il paese, perché non c'è santo che tenga. Se un paese come è oggi l'Italia, ha un grande debito pubblico, ma anche una capacità di esportazioni maggiori delle importazioni come oggi l'Italia, più o meno si galleggia. Certo, se perdiamo anche quella capacità lì, è chiaro che la stretta sul bilancio dello Stato diventa terribile e quindi non solo, eh, diciamo così, non c'è più il ruolo dello Stato nelle politiche industriali, ma il... il, il questa riduzione di, di capacità di produrre ricchezza si riverbererà su tutto il complesso del welfare e tutto il resto, e quindi un paese più povero. Un paese più povero, questa è l'idiozia della roba di, di Calderone. Eh, terzo nodo, vado rapidamente alla fine perché appunto io non ripeto le cose già dette, segnalo dei punti. Eh, il terzo nodo è che questo disegno di legge Calderoli sta assieme all'idea del presidenzialismo, e cioè del premierato forte, poi vedremo come verrà fuori concretamente. Ma il punto qual è? Che tu da un lato impoverisci il paese perché lo frantumi in regioni, in microstaterelli che non contano, in tanti San Marino, no? che non contano niente. Da un lato, quindi, perdita di, di capacità di stare dentro la dinamica del mondo. E secondo, da un lato, la democrazia parlamentare, il poco che c'è, viene da un lato sottratta in basso: i governatori diventano dei viceré della regione, no? il governatore del Veneto diventa il viceré del Veneto e avanti così. E dall'altra, un altro pezzo di potere gli viene sottratto in alto dal, dal, dal presidenzialismo. Secondo voi già oggi la politica in Italia pesa poco e ha poca credibilità perché sovente commenta invece che decidere, perché tutte le dinamiche che conosciamo. Ma secondo voi un Parlamento che viene stritolato da, dai governatori da un lato e dal presidente dall'altro, ma che poteri avrà? È evidente che questa roba qua, eh, Azzariti lo diceva, è una distruzione della... della ma questa è una distruzione della democrazia italiana in una logica totalmente presidenzialista, presidenzialista sulle presidenti di regione, presidenzialista sullo Stato centrale. E questo è il, è il meccanismo per cui questo progetto andrà avanti, perché questo accordo, questo progetto di modifica istituzionale, non rappresenta la maggioranza del popolo italiano non rappresenta nemmeno gli interessi eh, della confindustria, veniva citato prima che confindustria. È critica. Che cosa rappresenta questa roba? Questa roba qua, questa riforma istituzionale, è un accrocchio di interessi privati in cui una lega in declino cerca di eh, portare a casa lo scalpo dello Stato distruggendolo facendo il federalismo, e i fascisti e i post fascisti che stanno al governo di portare a casa lo scardinamento dello Stato democratico in senso presidenzialista. Questo accrocchio di interessi privati, tra di loro in contraddizione, eh, si compongono nella maggioranza di governo che fa assieme il presidenzialismo e l'autonomia differenziata. Questo è. Non c'è nessun disegno di riforma eh, non c'è nemmeno una risposta moderata alla crisi del paese. C'è un'idea di frantumazione del paese con un presidente eh, che governa dall'alto. Perché? Perché mentre il welfare sarà distrutto e l'apparato produttivo italiano subirà dei colpi pesanti da queste riforme, è difficile che ridurranno gli organici dei corpi di polizia. Perché? Perché la logica è questa, io frantumo il paese, ma eh, gli organi repressivi rimangono centralizzati e possibilmente sotto il comando del presidente. Questo è il disegno geniale che c'è dietro, di uno Stato più debole, di una società civile intaccata nelle fondamenta della sua tenuta sociale e di un apparato repressivo che invece... Diciamo così, come si vede già, già in questi anni? Troneggia. E l'unico Stato, eh, la cosa che noi avevamo visto nel Novecento, è che lo Stato non era solo il monopolio della forza fisica legittima, cioè lo Stato non era solo la forza pubblica, no? non era solo Bava Beccaris che sparava dentro gli operai che a fine Ottocento protestavano a Milano, ma eravamo riusciti a far diventare lo Stato anche colui che ti dava dei servizi, faceva la scuola pubblica, la, 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 la sanità pubblica e quant'altro, cioè lo Stato sociale. Ora questo Stato sociale con questa operazione viene demolita, rimane lo Stato dell'Ottocento, quello della forza eh, di polizia, della repressione e poi rimarrà la carità. <ride> no, con il presidente della Repubblica che ti benedirà ogni tot e le istituzioni caritatevoli eh, che cercheranno di tenere un po' assieme. Questa è l'idea, è un'idea del, della gestione della, della crisi organica dell'Italia, non come un'idea di sviluppo. No, no, è l'idea della gestione dell'impoverimento dell'Italia eh, dentro la sua crisi con una, una scelta istituzionale. Che la, che la sanziona diciamo così fino in fondo finisco perché l'ho già fatta troppo lunga e perché voglio riprendere perché questo è il punto ma un disegno così perché ha così tanta forza perché io ho descritto una 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 stupidaggine cioè la democrazia cristiana negli anni 50 quando eh, ha fatto, è stata interprete del piano Marshall e tutto il resto. Aveva un disegno di sviluppo del Paese incomparabilmente più alto eh, di questa roba qua. Questa roba qua è veramente una cosa eh, che non sta in piedi. E la sua forza, secondo me, sta nella risposta che Calderò gli dà quando gli criticano il disegno di legge. Perché Calderoli, quando qualcuno osa fare una domanda, qualche giornalista, incredibilmente, fa anche delle domande, e gli chiede ma come mai questo e quest'altro, Calderoli non risponde mai nel merito. Calderoli si limita a dire ma quelli che lo criticano, quando erano al governo, erano d'accordo. Questa è la forza fondamentale del disegno di legge Calderoli e cioè il fatto che il centro-sinistra e il movimento 5 Stelle è stato negli anni ed è diventato negli anni totalmente subalterno all'ideologia sbagliata della Lega, della concorrenza fra territori. Prima Tonia citava Cassese, tutto così. Cioè c'è questa idiozia dell'apoteosi della concorrenza tra territori e noi invece che fare squadra, come direbbero, spacchettiamo e dividiamo i territori in modo che si possano massacrare fino all'ultimo. Ma questa idiozia leghista eh, è stata fatta proprio dal, dal centro-sinistra. La modifica del titolo quinto della Costituzione, che è la madre... Eh, del disegno di legge Calderoli è stata fatta nel 2001 dal governo Amato, insomma, lì attorno erano gli anni in cui Massimo D'Alema parlava della Lega Nord come costola della sinistra. Non bisogna dimenticarsi queste robe qua. Il disegno di legge Calderoli non ha forza propria, ha una forza nell'assunzione da parte del, di quelli che dovrebbero essere gli avversari della sua ideologia. E quindi non c'è nessuno che, che lo critica sul serio. E Calderoli ha drammaticamente ragione nel dire ma quando erano al governo erano, erano d'accordo. E Lischlein era vicepresidente del, del, della, della regione eh, eh, Emilia-Romagna quando l'Emilia-Romagna ha fatto le preintese eh, per, per avere la, la sua fetta, diciamo, di, di autonomia differenziata. E quindi, io questo lo devo sottolineare, perché io penso che noi stiamo costruendo un movimento di lotta, lo dobbiamo costruire il più ampio, con tutti quelli che ci vengono avanti, ma nello stesso tempo dobbiamo aver chiaro e spiegare che il centrodestra sta arrivando in porta su questo disegno di legge devastante grazie alle stupidaggini che il centro-sinistra ha fatto in questi eh, 30 anni. 25 Se volete dirla in un altro modo, eh, così come molte delle politiche liberiste sono state sdoganate eh, dal PDS e avanti di Occhetto, e così come le riforme istituzionali del bipolarismo avanti sono state fatte eh, da Occhetto assieme a Mariotto Segni, avanti qui stiamo arrivando a una delle ultimi lasciti devastanti della eh, chiusura del Partito Comunista Italiano. Eh, domenica festeggeremo l'anniversario della nascita del Partito Comunista d'Italia, ecco, stasera stiamo discutendo di uno degli effetti della, eh, della uccisione del Partito Comunista Italiano. Perché finché in Italia c'era un'opposizione che era dotata di un pensiero e di un'idea alternativa del paese, porcherie di questo tipo non erano nemmeno immaginabili, nemmeno immaginabili. Sono diventate immaginabili quando tutti hanno iniziato a dire che erano cose buone le schifezze della Lega. E quindi io penso che questo sia il motivo fondamentale per cui noi dobbiamo costruire il fronte di lotta più ampio possibile ma dobbiamo avere chiaro sul piano politico che bisogna costruire un'alternativa non solo a questa destra ma anche al centro-sinistra che è la principale risorsa politica e culturale eh, di sostegno di questa destra perché senza le vaccate combinate in questi anni dal centro-sinistra Calderoli non sarebbe nella condizione eh, di poter portare al Parlamento con una ragionevole probabilità che gli venga approvato un disegno di legge di tal fatta. E quindi che la costruzione dell'unità di lotta eh, deve stare assieme alla capacità di costruzione di un'ipotesi politica alternativa a questi signori che qua e queste signore che quando sono all'opposizione dicono di no e quando sono al governo dicono di sì a tutto, anche ai carabinieri come quarta arma, eh, quarta forza militare. E quindi e ho finito, penso che dobbiamo lavorare da, dalla giornata di mobilitazione di oggi di cui di nuovo vanno ringraziati i compagni e le compagne che hanno lavorato a farla funzionare, a costruire la lotta perché la vera cosa che avrà forse un qualche peso sarà quella di riuscire a far ragionare le persone e a sviluppare un'opposizione a questo disegno di legge a partire dalle situazioni territoriali perché questo è il nodo Confindustria non farà le barricate contro il governo sarebbe utile che le facesse il sindacato non, diciamo c'è un qualche effervescenza ma certo non c'è la necessaria determinazione e quindi noi dobbiamo lavorare perché il sindacato provi a ricostruire un po' di lotta di classe perché sul piano politico costruiamo un po' di mobilitazione ma certo dobbiamo molto lavorare perché sui territori a partire dal mezzogiorno, che dentro questo impoverimento generale è quello che ha da perderci di più, a partire dal mezzogiorno ci siano elementi di lotta che coinvolgano strati popolari, perché questo è il nodo che può qualitativamente cambiare il clima, che ci siano lotte non solo delle avanguardie politiche, come oggi siamo, ma che iniziano a interessare parti degli strati popolari che più verranno colpiti da questo provvedimento questo penso che è il compito che abbiamo e quindi come si diceva un tempo al lavoro alla lotta Bene, grazie a Paolo Ferrero ringraziamo tutte, tutti coloro che ci hanno seguito nel corso di questa diretta, ringraziamo ovviamente anche eh, Loredana Marino, Marina Boscaino eh, Tonia Guerra eh, Gaetano Azzariti e come abbiamo detto, purtroppo Giovanni Russo Spena non ha potuto essere dei nostri per un problema tecnico. Alla prossima, grazie e buona serata.